Ciao ragazze e benvenute sul mio canale. Nel video di oggi vi voglio parlare di un brand che sicuramente tantissime di voi già conoscete, Make Up Forever. È un brand francese che sta realizzando prodotti make-up professionali, ma anche per il pubblico amante del make-up. Partendo dal packaging dei prodotti, che è veramente uno spettacolare, fino alla qualità dei loro prodotti, tutti parlano veramente molto bene. Non parliamo dei piccoli make-up artist, ma parliamo anche dei make-up artist internazionali, già famosi, che hanno sempre parole molto molto buone al riguardo della qualità dei prodotti Make Up Forever. I prodotti Make Up Forever si trovano in Italia nelle profumerie Sephora, sia nei negozi fisici ma anche online. Per me, diciamo che è stata amore al primo tocco, perché fino adesso non avevo mai provato i prodotti Make Up Forever e questa volta il brand mi ha mandato un prodotto, un rossetto dalla nuova collezione. Ho ricevuto questo prodotto in modo gratuito, questo è il disclaimer del giorno, con l'intermedio del sito Ottoli. Vi lascerò come sempre tutti i link informativi giù nell'info box. Non sono stata pagata per parlare bene di questo prodotto, ma mi è stato mandato giusto per poter creare una recensione, dire la mia opinione, che fra l'altro è un'opinione sincera come sempre. Vi dicevo, ragazze, che ho ricevuto un rossetto, fa parte della linea Artist Rouge Light, una collezione Into the Light, se non sbaglio, così si chiama la collezione, che è stata creata in collaborazione con la famosa cantante Jessie J. L'anno scorso, in 2016, ha preso vita la collezione di rossetti Artist Rouge, mentre da aprile, se non sbaglio, questo anno 2017, in Italia era già disponibile un'altra collezione, questa volta una collezione di 12 rossetti, che si chiama Artist Rouge Light. Al contrario della collezione dell'anno scorso, questi rossetti hanno una formulazione completamente diversa, una formulazione che dà al rossetto brillantezza, luminosità, luce. Arriva in questa scatola di cartone che presenta tantissime informazioni riguardo il prodotto: il nome, la quantità, gli ingredienti. È un prodotto made in France. Sono qua 3,5 grammi di prodotto. Sul sito Sephora troviamo questo rossetto a 23,50 euro, se non erro, ma non credo che sbaglio. Il packaging di questa scatola è molto professionale. In genere, i pack dei prodotti Make Up For Red è uno semplice, elegante, ma professionale. Quello che riguarda il packaging del prodotto in sé, del rossetto in sé, ragazzi, troviamo questo packaging splendido, nero, solo con questo anello argentato nella parte di giù del rossetto, e sulla parte di sopra troviamo qua il logo del brand Make Up Forever. Una volta che apriamo il rossetto, vediamo inciso sulla parte argentata del rossetto la scritta Make Up Forever Professional Paris. Il colore che ho scelto io è il numero, è il 501. Purtroppo, ragazzi, è una cosa che non mi lamento solo io, ma tantissimi. Make Up Forever non ce l'ha nomi per i suoi prodotti, ma da un numero che io personalmente non riuscirò mai a tenere mente, non riuscirò a memorizzare sicuramente. Il colore è questo qua, un bellissimo viola melanzana, che sicuramente è ottimo per questo tempo.
hanno una texture molto leggera, molto più leggera dalla vecchia collezione, quella dell'anno scorso, non appiccicosa, è un rossetto che ha all'interno delle cerre che combinate fra di loro fanno in modo che il rossetto scorre delicatamente sulle nostre labbra che prendono le labbra e le avvolgono con il suo colore. È un colore che, anche se è una, come dire, una formulazione leggera e abbastanza pigmentato, è sicuramente una formulazione confortevole. Se non siete amanti dei rossetti di questo tipo, sicuramente questa collezione non fa il caso vostro. Se al contrario siete amanti dei rossetti che quasi non si sentono sulle labbra, sicuramente in questa linea di 12 rossetti potete trovare un colore che fa il vostro piacere, perché ne troviamo dai nude ai rossi, ai colori un po' più scuri, fino ad arrivare ai rossetti di un rosa pieno, un rosa carico, perfetto per estate, ma perché no? Perfetto per qualsiasi momento se siete amanti dei rosa sulle labbra. Mi avvicino un po', questo è il swatch del rossetto e, come avete notato, per riuscire a creare un colore più pieno abbiamo bisogno di più passate per creare il colore. Il loro consiglio è quello di usare una matita come base e poi applicare il rossetto con un pennello. Io sinceramente ho usato il rossetto così, direttamente dal stick, anche perché, ragazze, questo rossetto ha una forma molto strana. Purtroppo con l'uso la forma è cambiata, ma sicuramente vi farò vedere una foto con il rossetto come era lui all'inizio. Abbiamo una forma della punta molto diversa dal solito: la parte appuntita è nella parte di giù, mentre la parte tonda è nella parte di sopra. Quello che farà in modo di riuscire ad avere un'applicazione facile, un'applicazione perfetta per le nostre labbra. Anche io, un'imbranata della creazione del disegno delle labbra, riesce a farle. Veramente è stato molto semplice di applicare il rossetto sulle labbra. Questo voglio dire, sicuramente non è stata un'applicazione perfetta, ma se siamo in fretta a mattina per andarcene di casa, sicuramente un rossetto che viene applicato con facilità, nello stesso tempo si sente molto confortevole sulle labbra, e per allungare un po' la sua tenuta applichiamo prima una matita dello stesso colore e poi dopo costruiamo il colore del rossetto con l'aiuto di un pennello. Sicuramente, ragazze, questi rossetti possono essere un perfetto regalo. Hanno questo packaging veramente, veramente molto, molto bello da collezionare, direi io, e vi lo consiglio perché la formulazione mi piace un sacco. Ringrazio il brand per l'opportunità che mi ha dato, ringrazio a voi per la presenza, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!